la grande partecipazione di oggi ci impone questa riflessione sul 25 aprile. Ringrazio tutti i cittadini che oggi erano presenti qua, le cittadine e con le associazioni, le autorità civili e militari con cui abbiamo festeggiato questa liberazione. Liberazione che è nel suo 78esimo anno, ma che anche quest'anno, senza se, senza ma e senza però, deve essere celebrata. Celebrata perché è cardine della nostra democrazia. Ho fatto l'esempio di una bellissima finestra che si apre alla libertà e all'uguaglianza, tenuta in piedi da questi cardini che sono l'antifascismo e la democrazia. Questi cardini spesso vengono messi in difficoltà da strumentalizzazioni, da ma però sì, mettere in condizione questa democrazia di vivere vuol dire tenere vivi quei cardini e tenere questa porta sempre aperta e chiusa e custodita quando necessario. È un pilastro della nostra nazione, l'Italia si basa su due pilastri, il risorgimento e la lotta di liberazione. E quindi è fondamentale continuare a festeggiarla, perché combattere il fascismo, il nazifascismo e quei valori, quei disvalori, dobbiamo continuare a farlo ogni giorno, quando combattiamo il razzismo, quando combattiamo coloro che vogliono con violenza colpire qualcun altro. E quindi i valori della democrazia, della pace, dell'uguaglianza, della libertà sono i valori che, grazie alla lotta di resistenza, ci hanno consentito di crescere e vivere nel paese in cui viviamo. Quindi sempre grande gratitudine a coloro che ci hanno permesso tutto ciò, ai partigiani, agli alleati, ai militari e alle forze dell'ordine che decisero di stare dalla parte giusta. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché se noi abbiamo avuto la fortuna di crescere in democrazia e libertà è grazie a queste migliaia e migliaia di persone. Penso che sia, come ho detto, la responsabilità nelle scelte che si fanno tutti i giorni, la scelta di ricordare la storia da cui veniamo, ma anche la scelta di pensare a un futuro che possa essere in linea con le persone che hanno dato la vita per quello che noi abbiamo adesso. Essere democratici, avere quello che abbiamo ora, non è gratis. Comporta un'assunzione di responsabilità quotidiana nelle piccole e nelle grandi scelte, che non è mai facile, ma penso che sia la cosa più potente e più grande che si possa fare. Nel nostro piccolo abbiamo tantissime possibilità di azione ed è giusto e importante che ci prendiamo la responsabilità di scegliere.